Buongiorno a tutti, ci troviamo all'interno di una factory dell'arte, un'officina di creatività, di idee, di colore e siamo in compagnia di un artista comasco, un artista italiano internazionale, il Mr. Save the World. Ciao, grazie di essere venuto a trovarmi. Grazie a te. Mr. Save the World, un nome che dice tutto, ma chi è questo personaggio? Raccontaci. Allora, il primo Mr. Save the World è questo. Questo è Mr. Save the World. Allora, Save the World è un creativo. Save the World è un... non posso definire un artista, sicuramente uno che ha una valanga di idee. E come dice spesso, idee da vendere. Quindi probabilmente anche un imprenditore. Un imprenditore creativo che si diletta con la, nel mondo dell'arte e tante cose, un'evoluzione continua. Quindi un artista in continua crescita e sperimentazione. Tu sei un esponente della street art, che abbiamo modo di insomma ammirare in questo spazio veramente eccezionale, ma unconventional, cioè non sei il classico street artist. Perché? Cosa vuol dire? Vuol dire che non faccio i miei lavori direttamente sui muri non autorizzati. Save the wall significa letteralmente salva il muro. Salva il muro soprattutto dai lavori di Mr. Save the Wall. Questo significa che ho iniziato facendo questi disegni con la tecnica dello stencil direttamente su cartone o supporti tipo diverso, che poi attaccavo direttamente sui muri con del nastro adesivo personalizzato. Quindi vuol dire che attraverso questa tecnica noi potremmo abbellire, tra virgolette, anche la città di Como, perché alla fine non andiamo a intaccare muri piuttosto che pareti di edifici, ma diventa una cosa legalizzata, giusto? Sì, diciamo che qualche problema qualcuno mi ha detto che potrei averlo perché sono comunque affissioni abusive, però adesso, santo Dio, la mia idea è sempre stata quella di dire sarà il popolo che decide se una cosa è bella o meno, col fatto che se piace la rispettano, addirittura magari la staccano dal muro, la portano a casa da un corniciaio. È successo proprio così. Se la cosa non piace, il tempo farà il suo lavoro, cioè il cartone si bagnerà, si scioglierà, finirà in spazzatura. Giusto, è vero, vabbè, magari vedremo di creare dei festival ad hoc dove insomma gli artisti hanno la possibilità di esprimersi liberamente col consenso di tutti. Quindi arte, street art, creatività, ricerca e fantasia. Come nascono le tue opere e quanto la creatività è fondamentale nel tuo lavoro? Le mie opere nascono con l'osservazione, ascoltando i media, ascoltando la gente, parlando, confrontandomi e visualizzando in immagini dei concetti. La mia idea è dei pensieri, dei messaggi anche profondi, alle volte provocatori, possono essere trasmessi con un linguaggio universale che è il linguaggio delle immagini. E la creatività a livello proprio di fantasia, quanto conta? Nel mio tipo di segmento, quello della stencil art, con una fortissima ispirazione a Banksy. Gli stencil nascono molto prima di Banksy, ma Banksy è quello che li ha utilizzati in modo assolutamente geniale e dando la possibilità a chi ha le idee di potersi confrontare, quindi inventando qualcosa di proprio, di personale. A questo punto capite che è fondamentale l'idea per distinguerti da tutti gli altri. L'originalità, l'immediatezza, l'impatto che arriva in modo viscerale, che ti crea un'emozione, questo lo hai solo se hai le idee che bucano, le idee che spaccano. Io posso dirvi che ci sono alcuni miei lavori che hanno commosso le persone. Molti papà si sono messi a piangere davanti alla bambina con l'iPad. Molti ragazzi giovani hanno acquistato per casa propria il Papa con la bomboletta spray e grandi pensatori italiani sono rimasti colpiti come con un pugno in faccia con la Pietà di Michelangelo con la bandiera italiana tra le braccia. Prima, parlando così in modo informale con te qui, ci hai raccontato che questo tuo spazio sta diventando un po' un punto di riferimento per i giovani, quindi incuriositi, interessati, perché è veramente uno spazio dove magari si sentono a casa, piuttosto che hanno voglia di farsi capire, di incontrare chi a Como ha un'idea internazionale cosmopolita. Che consiglio vuoi dare a questi ragazzi? Ma innanzitutto voglio dire grazie a questi ragazzi perché mi fanno essere ottimista sul futuro. Chi entra nel mio negozio, Factory,
fucina di idee, chiamiamola come vogliamo, è uno spazio non convenzionale, uno spazio cosmopolita, lascia fuori dalla porta tutte le sovrastrutture sociali e quando entra è praticamente nudo senza provare quella sensazione di pudore dell'esserlo, ovviamente non nudo fisicamente ma nudo con i pensieri, perché qua si trova con un interlocutore che va direttamente a quel tipo di volontà di espressione, quindi un'espressione libera. Chi entra qua si sente libero e io nella libertà di questi ragazzi che entrano trovo ottimismo per il futuro. Fantastico, Mr. Save the Wall. Adesso una domanda forte, una domanda che faccio sempre ad artisti che incontro e che intervisto, ed è sul ruolo ovviamente dell'artista oggi in Italia. Sappiamo che nel resto del mondo l'arte ha una considerazione molto più elevata e di conseguenza anche il ruolo dell'artista in Italia ancora oggi, anno 2014, si fa un po' fatica. Sì, si fa fatica. Io devo dire che sono rimasto condizionato da un bellissimo libro scritto da Claudio Borghi Aquilini, Investire nell'arte. Lui è un personaggio straordinario, è un economista eretico, un economista visionario, l'economista che piace a me, e devo dire che secondo me la visione che dà anche lui del ruolo dell'artista oggi è importante, non fondamentale. Per quel che mi riguarda personalmente, la mia visione di artista, quello che faccio io, è cercare di essere uno specchio della società. E l'arte c'è sempre stata, dalle ere primitive non c'è mai stata soluzione di continuità nell'arte e ha sempre avuto una funzione di tipo differente. Oggi per me il mio tipo di arte è un tipo di arte che deve far pensare, è un tipo di arte che ti deve colpire e ti deve far riflettere, ti deve aprire la mente, ti deve far reagire. Per me è arte anche scrivere "ma che crisi, alza il culo". Quindi la mia domanda che volevo farti, che era descrivere con tre aggettivi il tuo lavoro, me l'hai descritto proprio ora, quindi far riflettere, far pensare, far aprire la mente. O hai altro da aggiungere di un po' più forte? Di un po' più forte, guarda, più che far reagire coi tempi che corrono, direi che sarebbe già un bel risultato. Io voglio veramente, quando ho mandato la pietà ai quotidiani nazionali, e mi ricordo che il periodico 7 lo ha pubblicato, Vercesi, che è il direttore, mi ha scritto due righe fondamentali. Te la pubblico il venerdì prima delle elezioni e speriamo che gli italiani ci riflettano. Noi ringraziamo Mr. Save the Wall per l'accoglienza e la sua disponibilità, lo ringraziamo perché è uno dei pochi artisti comaschi che attraverso la sua arte riesce veramente a far parlare di arte, speriamo di seguirlo insomma in questo anno 2014 con i suoi progetti.